Buongiorno amici di Academia TV, qui Masciotto Amici. Quest'oggi nuova puntata di Early Access Early Fan dedicata a Warlocks vs Shadows, un titolo che fino a 2 giorni fa si chiamava semplicemente Warlocks. Poi probabilmente per non creare confusione con un altro titolo con lo stesso nome, uno strategico 4x presente sul catalogo di Steam, è stato cambiato appunto in Warlocks vs Shadows. Come funziona questo titolo? Beh, dalle prime immagini di gioco, dai primi momenti di gioco, vi ricorderà sicuramente Risk of Rain ed effettivamente ne riprende moltissime meccaniche. Quindi potremo scegliere il nostro personaggio a inizio partita, potremo livellare il nostro personaggio a nostro piacimento, potremo trovare dell'equipaggiamento che va poi a modificare completamente la build del nostro personaggio. Però, detto questo, ecco, secondo me ha diverse caratteristiche che lo distinguono da Risk of Rain. Quindi ha lo stesso magari stile, una pixel art sicuramente più grossa rispetto a Risk of Rain. Però, ecco, diciamo che la prima sostanziale differenza è che almeno nel single player non c'è la morte persistente. Questo vuol dire cosa? Che nella modalità single player possiamo tranquillamente utilizzare lo stesso personaggio e mantenerne l'equipaggiamento e anche le abilità che abbiamo deciso di attribuire alle varie skill. Quindi ecco, cioè, è una cosa questa molto molto importante. Qui sto usando questo Barabar, Scanzabar, insomma chiamatelo come volete, che è un personaggio un filo più tanky, che ho già livellato abbastanza. Ha come abilità la possibilità di lanciare questa sua bellissima mazzetta, quindi utilizzare la sua mazzetta in situazioni disparate per ferire i nemici. Io in questo caso l'ho potenziata fino a raggiungere un livello per cui quando attacco infliggo un dot, quindi applico un dot, il classico bleed che sicuramente conoscete, però l'obiettivo è quello di applicare un dot, scappare, poi di girare un attimino per la mappa, anche perché ho degli stivali che mi danno una buona buon livello di movimento. Poi come seconda skill ha la possibilità di parare, no, non era questa ma questa, può parare con lo scudo. Sinceramente è utile in certi casi, per esempio contro i nemici che si autoesplodono, però in altri casi è un po' difficile da utilizzare. Poi ha il dash, sicuramente utilissimo perché ci permette di scappare da situazioni difficili come questa qui, morto brutalmente. E poi abbiamo la nostra ultimate che vi faccio vedere, che spara questa palletta qui viola che ci cura in base ai nemici che andiamo a colpire. Un'altra cosa importante è anche l'equipaggiamento, quindi il nostro personaggio potrà avere un equipaggiamento che suddivide in testa, torso, hands e legs, quindi possiamo trovare oggetti bianchi, oggetti più rari, oggetti verdi con abilità speciali, quindi c'è una buona varietà anche per quanto riguarda l'equipment, quindi funziona in modo completamente diverso rispetto a Risk of Rain. Non è un roguelike vero e proprio, non è secondo me un roguelike, anche se ci sono queste arene, proprio perché non c'è morte persistente. I livelli anche non sono generati a caso, questo secondo me è anche un pregio. Poi non so se magari verrà introdotta questa possibilità in futuro, però di fatto secondo me, non essendo un vero e proprio roguelike, la parte in single player è anche forse più apprezzabile. Però insomma, dipende un pochettino dai vostri gusti. Se preferite un roguelike vero, puro e tosto, sicuramente provate più che altro Risk of Rain. Ovviamente roguelike duro e tosto, però con delle componenti di gameplay classiche per quanto riguarda gli action platformer. Comunque, per quanto riguarda i controlli, è molto fluido, risponde benissimo ai nostri comandi, e questo è sicuramente molto molto importante per quanto riguarda un platform. E ha buone potenzialità, può diventare davvero il prossimo Risk of Rain dell'anno. Il problema è che è un early access, io l'ho preso e devo dire che per ora mi sta piacendo, anche se però forse non è l'early access con un numero di contenuti tale da poterne poi giustificare l'acquisto immediatamente. Cioè, nel senso, rispetto a un Risk of Rain, è ovvio che ha moltissimi contenuti meno, quindi ha meno personaggi, ha meno livelli, però le basi sono davvero molto molto solide. C'è anche il multiplayer, che io onestamente non ho provato e non ho intenzione di farlo, perché provare il multiplayer di un early access
non mi convince, voglio prima vedere come si sviluppa il gioco nelle sue meccaniche di base, però si vede che l'idea di fare un bel platform action bello cazzuto c'è, quindi diciamo che le basi, lo scheletro del gioco assolutamente c'è. Warlocks vs Shadows è disponibile in questo momento su Steam, quindi se siete interessati a un titolo come questo può essere davvero un buon acquisto, tenetelo nel vostro radar, mettetelo in wishlist. Qui Ramaceo Tamigi, vi ringrazio come sempre della vostra visualizzazione, del vostro supporto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!